Ah, guarda, io mi sto trovando benissimo, sto terzano qua, eh, sono tante persone che conosco, lo so che comunque rappresento una società, una di più importanti della Toscana, quindi sono contentissimo, eh, era uno, anche la mia, mia scelta migliore per, eh, per arrivare qua eh, quest'anno, quindi sono veramente contento. Io penso che abbiamo iniziato con... Eh, con, con squadra completamente nuova quindi si voleva un po' di aggiustare le cose eh, però ora vedi che comunque squadra c'è eh, per come siano tutti ogni giorno penso che quello gruppo si merita tutte le soddisfazioni, beh, tutti i soddisfazioni che, che, si, che si può aggiungere penso che scartato sì, ora si vede veramente un gruppo che sa soffrire, sa giocare, si capisce, si vuole aiutare. E, sì, e Penso che in questo momento Forza della Pianese è il gruppo. Ci sì, eh, stiamo rendendo conto che comunque Siena è una squadra importante, che era anche costruita per ammazzare il campionato. E, è, un, è un scontro importante perché sono anche derby tra di noi e, Speriamo di poterc potercela fare, ma c'ho tanta fiducia nel gruppo, quindi... quindi sono fiducioso. Siamo comunque in un, in un periodo in cui eh, arriviamo la domenica e riusciamo a portare a casa il, il bottino pieno, quindi è eh, un momento in cui dobbiamo sfruttare appunto, queste, queste partite, in cui stiamo riuscendo a, a esprimere anche... Un bel gioco eh, speriamo di continuare così eh, non era iniziato come hai detto tu non era iniziato nel modo nel modo migliore anche se le, la prestazione c'è sempre stata adesso abbiamo dato una svolta È un campionato equilibrato anche perché abbiamo visto che chiunque può vincere con chiunque ma può perdere anche con eh, con qualsiasi squadra quindi un campionato molto molto alla pari il mister ci fa lavorare bene davanti quindi ci rende la vita molto più facile quando arriviamo la domenica. Eh, giocare con, eh, con la nostra squadra, con i nostri compagni è tutto molto più semplice perché ti dà l'opportunità di presentarti dal portiere 3-4 volte alla partita quindi eh, hai molte più possibilità. Eh, è normale che magari ci sono domeniche in cui ci riesci di più e eh, domeniche in cui magari riesci meno, però insomma, siamo contenti. Domenica arriva, arriva il Siena, e, anzi andiamo noi da loro, quindi sarà un'apertura fondamentale, un derby fondamentale come lo è stato una settimana fa che siamo andati a Siena lunga e speriamo di, di fare una buona partita e poi vediamo cosa, cosa dirà dopo i 90 minuti. grande gruppo di giocatori che ha dei valori morali altissimi, oltre ad essere dei bravissimi giocatori sul campo, sono persone che gli piace proprio il calcio, quindi hanno passione a stare sul campo e poi ho una società che ci mette a disposizione tutto il meglio per lavorare, ci dà serenità e competenza e questo ti permette nel quotidiano di lavorare bene. Tenendo in considerazione un aspetto importante nel calcio di oggi, il nostro presidente, che dà veramente grande stabilità a tutto l'ambiente, dai giocatori, dai magazzinieri, allo staff, e nel quotidiano noi abbiamo grande stabilità, questo ci rende sereni e ci permette di esprimere tutto il nostro potenziale. Ma i, dati, I dati sono sempre stati quelli che non ci hanno mai tolto la tua perché avevamo dati di un possesso palla sempre molto molto più alto degli altri, occasioni avute molto molto più alte degli altri, poi per degli episodi concedevamo il gol che ci toglieva delle certezze e abbiamo perso dei punti per strada. Con questo non vuol dire che siamo una squadra guarita, vuol dire che stiamo lavorando e dobbiamo avere anche la consapevolezza anche se facciamo un passettino indietro su quel furore agonistico, su quella voglia di portare a casa il risultato, ci si potrebbe ritrovare in, condizioni, in situazioni complicate. Allo stesso tempo la tua derivava anche dal fatto che alla fine dei primi tempi è andato di fatto che la classifica nostra sarebbe stata un'altra anche eh, 20 giorni fa, quindi questo ci dava comunque è un'autostima importante. Nella nostra squadra non c'erano molti giocatori con partite addosso, quindi nei momenti importanti della partita o nelle zone più che altro di campo, nell'area di rigori, ci trovavamo a non essere esperti a gestire situazioni un attimino di stress che in una partita ci sono, ora le affrontiamo con più cattiveria, con più concentrazione. Ecco, forse l'aspetto principale è che questa squadra lavora con molta concentrazione da quando arriva al campo a quando finisce l'allenamento. Sì, è una partita importante per gli umori. Innanzitutto spero che sia una bella partita di calcio per tutti. E affrontiamo una squadra che negli ultimi tempi era in difficoltà, in difficoltà oggettiva, e mentre prima aveva un'identità definita e ora in questi giorni penso con l'avvicendamento, con alcuni cambiamenti, eh, sia ritornata sicuramente a... A quello che era, quindi per noi è una partita difficile, però anche noi abbiamo le nostre consapevolezze, io so di contare su dei giocatori, ripeto, splendidi sotto tutti gli aspetti e questo mi fa piacere. Ecco questo ritorno di Gilardino un po' da allenatore, come lo commenta chiaramente da, da esterno? No, penso che ha fatto un buonissimo lavoro nel tempo che è rimasto, poi su situazioni interne che sanno loro e avevano portato a questo avvicendamento. È evidente a tutti che l'avvicendamento non, non è stato funzionale. Ora auguro al Siena di, dopo domenica di tornare nelle categorie che merita, perché Siena ha un pubblico stupendo, anche se non è presente oggi allo stadio, perché con questa confusione che c'è in giro. Però vivere nel quotidiano una tifoseria come Siena sono convinto che ti porta quel qualcosa. Quindi Siena merita altre piazze e vi auguro di tornare nelle piazze che, che contano e perché con i tifosi che ha un valore aggiunto. Ma io penso che noi dobbiamo cercare di esprimere al meglio tutte le qualità che abbiamo. Siamo una squadra con attaccanti molto giovani che al primo anno che si trovano a giocare con continuità, è il primo anno che si trovano. e Noi dobbiamo cercare di valorizzarla al meglio. Certo che noi ci lavoriamo in una struttura serena, di detto stabile e in un campo che ci permette di allenarci sempre, indipendentemente dal dal tempo, poi ho la possibilità di lavorare con uno staff di persone serie corrette e che sposano a pieno quello che è il mio pensiero, di curare il dettaglio e quindi ogni settimana ci prepariamo per la strategia di gara, per quella che è la preparazione di una partita, cercando di dare il meglio, a volte ci riusciamo, a volte no, però io ecco, sono orgoglioso e felice dei giocatori che ho a disposizione. Abastanza positiva, dai. a parte l'inizio un pochino stentato, solo il risultato perché le prestazioni sono state, però ci stiamo riprendendo perché comunque il gruppo poi siccome allunga vien fuori e siccome siamo un grande gruppo sì, c'è tanta empatia tra di noi, quindi sono sicuro che andrà sempre meglio. Il gruppo, finché c'è il gruppo, secondo me si, si passa tutto ovviamente. e Il risultato non veniva per dei piccoli dettagli e comunque lavorandoci durante la settimana poi li porti, li porti a nostro favore. Ecco. Ovviamente poi una, una società così blasonata è, è bello, è importante giocarci contro. Poi un derby ha sempre il suo fascino. Noi dobbiamo portare sulla nostra forza che è il gruppo. Siamo, siamo tutti uniti, stiamo bene al campo, quindi dobbiamo puntare su quello noi. Se Siena avesse avuto Cesarini saresti stato più preoccupato. <ride> il, mago, il, mago, il mago è forte, però col gruppo si, si sopprisce a tutto. <ride>